valorizzato soprattutto lo spazio destinato ai passeggeri posteriori. È uno dei motivi dominanti nella nuova versione GT della BMW Serie 3, che approfitta della linea filante da coupé per allungare la vettura, avvicinandola alla più grande 5 e creando uno spazio dietro ai sedili anteriori in grado di accogliere in tutta comodità i passeggeri che siedono sulla panchetta poltrona della seconda fila. Non si pensi però ad un clone della serie 5 GT. Il concetto è il medesimo, ma il risultato profondamente differente. Il fatto di essere più compatta e filante ha infatti aiutato i designer bavaresi a realizzare un'auto diversa. La BMW Serie 3 Gran Turismo non eccede nella stravaganza delle forme e non ha velleità da coupé vera e propria. Certo, il terzo montante fuga ogni dubbio, eppure non ha sembianze giovanili. Rispetto ad una 3 Touring, la GT guadagna 200 mm di lunghezza, ma soprattutto 110 di passo in più. Il frontale, invece, mantiene gli stilemi classici con il doppio rene che identifica una BMW come un marchio di fabbrica. La versione Luxury punta sulle cromature per distinguersi dal resto della gamma, con dettagli che ne sottolineano l'eleganza. Ma la Luxury Line è riconoscibile anche per il listello cromato, lucido proprio come i terminali di scarico, che si estende sopra lo spoiler posteriore, un elemento attivo che fuoriesce a 110 orari e rientra al di sotto dei 70. Al di là dell'appellativo di Gran Turismo, il resto della serie 3 GT si configura allo stesso modo delle altre varianti, berlina e touring. Abitacolo formale e volutamente high-tech, con elementi mutuati in caduta dall'alto di gamma. Tutta la sezione infotainment BMW Connect Drive si sviluppa tra la console centrale, sede della manopola del sistema iDrive, e il display di tipo flat screen posto al centro della plancia. Una gestualità che, una volta assimilata alla corretta posizione dei tasti, si conferma facile e immediata rispetto a un dispositivo touch. La lista di accessori comprende anche LED-up display a colori, utile per non distogliere lo sguardo dalla strada. La vera differenza, però, è lo spazio riservato ai passeggeri del sedile posteriore, coccolati come se fossero su una limousine, con la sola riserva che la linea spiovente del tetto limita l'accesso alle persone di alta statura, costringendole a chinarsi per salire a bordo. Buono, invece, il volume del vano bagagli, di 520 litri. Motore che dovrebbe essere il principale attore delle vendite in Italia, il 2 litri turbo diesel Euro 6, con gli ormai ben noti 184 cavalli sempre pronti. Prezzi ovviamente adeguati alla categoria, con partenza da 44.000 euro.